Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Raga, sto dormendo in piedi, è prestissimo, tipo le 8 del mattino, 8 e 20, una cosa del genere. Io sono abbastanza di corsa, quindi direi che l'apertura del calendario dell'avvento la rimandiamo a più tardi, perché adesso devo andare in centro a Torino e fare un po' di girettini. In realtà la tappa principale è Tiger, logicamente, che ho già individuato alcune cosine da acquistare e soprattutto non faccio ancora colazione perché la farò dopo con la mia amica Ilenia, che ieri sera mi ha minacciata di morte se non la facevo con lei stamattina in centro, quindi per carità, chi sono io per contraddirla? Quindi direi di non perdere altro tempo perché stanno arrivando a prendermi e andiamo. Non è vero, stavo dimenticando una cosa importante: le lenti, raga. E voi direte: ma se la mangia queste ce le ha già spammate? E invece no, perché dovete sapere che io sono una persona molto poco furba. E praticamente nel scegliere che lenti farmi spedire da questo sito, ho scelto praticamente un colore identico a quelle che già avevo, che vi ho fatto vedere nel primo vlogmas. E quindi niente, mi tocca spammarvi anche queste, nonostante siano identiche praticamente alle altre, e queste me le manda sempre Top Space, il colore è Real Khaki e il codice sconto per avere appunto uno sconto sul vostro acquisto è sempre Salamander. Dai, sono stata breve e indolore, andiamo veramente adesso. Stiamo andando No, da non Tiger! questo inizia così, Mi sento giudicata innanzitutto e anche non accettata, Irenia. Questo comportamento veramente mi sta offendendo. Comunque, stiamo ufficialmente andando. Pregate per noi affinché troveremo un dannato parcheggio. parcheggio. Anche Parcheggio, perché l'ora è un po' l'ora di punta. punta, quindi cioè, però noi dai, abbiamo culo, secondo me. Cioè, devo pensare positivo. Troviamo parcheggio. Io non penso No, devi pensare positivo, Irenia, se no contrasta il mio positivo e il tuo negativo. E poi, tra l'altro, stavo parlando prima con Ile e le ho detto: ma sai che secondo me ci sono i mercatini di Natale in Piazza Castello? Dannazione controllato e ci sono i mercatini di Natale in Piazza Castello, quindi andremo anche in Piazza Castello ai mercatini di Natale Ma è oggi. tanto distante? C'è da camminare tanto? No, fai fine di via Garibaldi, c'è Ah, Piazza ok, Castello. allora si può fare. Quindi prima andiamo da Tiger perché i mercatini li aprono alle 10:30. Anzi, prima faccio colazione, poi andiamo da Direi. Tiger e poi andiamo ai mercatini. Dai! E alla fine abbiamo avuto culo anche col parcheggio. Io, raga, ve l'ho detto, bisogna essere positivi. Sì, Anche se mi quando. portano via la macchina. No, fidati, bisogna essere positivi, sto dicendo. Anche quando cercate parcheggio, soprattutto quando cercate parcheggio. Io lo sapevo che l'avremmo trovato. Comunque siamo già in via Garibaldi. Andiamo subito a fare colazione. Uno, mi sto ibernando, quindi bisogna riscaldarmi. E poi ho una fame bestia. E andiamo da, come si chiama? 12 Oz, se non sbaglio. È quello dove siamo andati l'altra volta. Ah, vogliamo andare Colazione. via alla fine? Sì. Ah, Ti va ok, bene? sì. Andiamo lì. Eccoci qui. Buono. Avevo preso questo qui, il Là. cupcake Red Velvet, ma era un po' nauseante, quindi non so cosa prenderò quest'oggi. Questa è la nostra super collation. Allora, non so più il tuo quale sia a sto punto. Comunque io ho preso il chai latte con latte alla soia e questo è un mega cookie. E non so qual è il tuo o il mio, vabbè, adesso lo scopriremo. E guardate che fic. No, questo è tuo. Sei cioccolato. Buono. Se non avete mai provato il chai latte, c'è un pelo sulla. Ok, se non avete mai provato il chai latte nella vostra vita, provatelo perché è veramente buonissimo. Poi con il latte di soia, secondo me, ancora meglio. Tu hai preso latte, cioccolata, latte, cioccolata, caffè, una roba del genere. Vuoi assaggiarlo? No. Assaggialo No, c'è cioè il latte normale, mi fa impressione. Comunque, cioè non so se sono date grosse come la mia faccia questo cookie. Proviamo. Mi sa che sto giro c'ho zecato. Buono. Colazione approved. Coccorini! Questo è bello, lo voglio. Comunque, stavo dicendo, cos'è sto casino? Raga, colazione veramente della vita, super super buona, super top. Cioè, il chai latte, devo imparare a farlo anche a casa, che tanto è tè chai. Latte, nel mio caso latte di soia o qualsiasi latte vegetale, e spezie tipo cannella, cose del genere. Quindi proverò a farlo, raga, perché è veramente troppo buono. Adesso stiamo andando in direzione Tiger. Se non trovo le cose che ho già addocchiato, sclero. L'ultima volta veramente non avevo trovato nulla, però colpa nostra che siamo andate un po' in ritardo. Adesso siamo a inizio mese, quindi insomma dovremmo farcela Io voglio la busta tranquillamente. sorpresa, quella di Ancora Natale. questa busta. Sì. E quindi niente, poi io, ovviamente gli acquisti ve li farò vedere. Il Super Tiger ha due piani, raga. No, tipo lui lo vorrei tantissimo. Le palline, le palline, le palline. Non vedo quella che voglio io, però. Non la vedo manco io. Anche gli alberellini. La vedete questa faccia? Sapete che faccia è?
È la faccia della delusione, ragazzi. Io giuro che da Tiger a sto punto non ci vengo più. Ogni volta una cavolo di delusione. Cioè, l'altra volta, ok, poteva esserci la scusa che ero io arrivata a fine mese, ok, ma a sto giro no, c'è. Raga. Boh, quindi o è lo store che veramente non... C'erano le cose di agosto. Esatto, avevano ancora le cose di agosto, cioè non mi prendete per il culo. Io so cos'ha ogni mese Tiger, consulto il loro sito, il loro catalogo ogni volta. Le cose di agosto, raga, dai, basta, cioè. Infatti sono andata, ho comprato delle cose, tra l'altro alcune le ho in mano, perché non avevano neanche la borsettina di tela che volevo io, quindi me le sono buttate nella mia borsa e ciao, ma questo non ci stava, quindi lo tengo in mano. Le palline di Natale avevano 4 palline in croce, facevano pure schifo. Ho sempre adorato Tiger, ci sono sempre andata mega volentieri, ma ultimamente veramente delusione totale. Fatemi sapere nei commenti se sono l'unica che sono proprio sfigata io che becco ogni volta il giorno sbagliato, o anche se da voi effettivamente così, cioè ribelliamoci a sto punto, non so che dire. Adesso andiamo ai mercatini, che quelli non ci deluderanno, spero. Vabbè, tanto i mercatini non ho intenzione di comprare, più che altro di guardare e respirare l'atmosfera natalizia. Ecco i mercatini. Questo è buono. Raga, i cri cri sono troppo buoni. Lui ce l'ho. Questo è importante. Wow. Oh, le pulizia. Ciao. Grazie. Raga, ho appena speso 10 euro per delle liquirizie, lasciamo stare. Ovviamente non lo sapevo, altrimenti non le avrei prese. Però sono molto buone, cioè veramente molto buone, meno male, perché se facevano anche schifo... Ma piccolo. Comunque niente, penso che non compro più niente per oggi, raga. Direi che ho esagerato. Basta, legatemi le mani. Come hai detto Ile, libri a 3 euro, bene. Basta ragazzi, questa giornata è decisamente un fail totale. Ma più un fail esagerato. Cioè, partendo da Tiger che non aveva nulla, alle caramelle che ho pagato 10 euro, cioè, lasciamo stare, lasciamo... Sì, no, sono rimasta traumatizzata da questa cosa. Io con 10 euro potevo comprare un sacco di altre cose. Comunque ora vado a casa e spero di trovare almeno una sorpresa decente nella casellina di oggi, il calendario dell'Adventure Revolution. Eccomi tornata a casa, raga. Vi faccio vedere le cose che ho comprato. Rido per non piangere, raga. Allora, innanzitutto alcune cose le ho qua, appunto perché non c'era la borsa di tela che volevo comprare, ho buttato tutto qua dentro. E innanzitutto vi faccio vedere i 10 euro di caramelle che ho comprato, ok? Ok, questi sono i 10 euro di caramelle, di liquirizie che ho preso. Cioè, lei continuava a mettermene un botto, io dicevo no, di meno, perché so che in questi banchetti di caramelle sfuse solitamente si pagano tanto, però diamine, non pensavo così tanto. Vabbè, almeno ci sono le mie caramelle preferite, quindi... mi consolo mangiandole. Sperando di non avere liquirizia sparsa per tutti i denti, passiamo agli acquisti di Tiger. Allora, ho comprato innanzitutto questo, che è ciò che mi sono portata a mano in giro per Torino per tutto il giorno, perché non ci stava in borsa. Praticamente sono due scatole da montare. Oddio, cos'è stato, raga? Vabbè, i fantasmi. Dicevo, sono due scatole da montare e diventano tipo dei pacchettini in regalo. Insomma, li ho presi perché appunto il regalo per mia nipote lo voglio mettere in una di queste due scatole. Poi ho preso questo set di fiocchettini, sempre appunto per impacchettare i vari regali. Poi ho preso questo mini set, non so come chiamarlo, vabbè, questa cosa di cioccolatini a tema natalizio, che mi piaceva tantissimo perché appunto ha tutti i babbo natalini, i follettini, insomma quello che è, di cioccolato al latte. Poi ho preso questa confezione di biscotti, che sono biscotti danesi, quindi suppongo siano quei biscotti tipo un po' speziati, credo, onestamente non lo so. Dice che sono dei biscotti danesi con dei bottoni di cioccolato. Interessante. Poi, sempre per fare i pacchettini regalo, il nastro, logicamente, per chiudere i pacchettini, e costava tipo un euro, era abbastanza grosso. Mi piaceva verde con questa righina d'oro, quindi me lo sono presa che mi serviva. Ah, raga, qui arriva il pezzo forte. Questa biro. Io, raga, quando l'ho vista ho urlato, ho letteralmente urlato. Quanto è bella, sembra lo scettro di Sailor Moon, è bellissima. Poi, l'ultimo pezzo, raga, l'ultimo pezzo è il più bello di tutti. Io quando l'ho visto veramente non ci ho capito più niente e ho detto lo devo avere. È questo. Io ora non so se voi da qui riuscite a capire di cosa si tratta. Praticamente è un adesivo per il muro, ragazzi, è un adesivo per il muro, e devo dire la verità, non l'ho comprato per attaccarlo già quest'anno. In realtà mi piacerebbe proprio averlo come stickers da muro per sempre, cioè da lasciare proprio lì. Sono contentissima, quindi basta, penso, non ho preso altro se non sbaglio. Ah no, sì, dannazione, mi stavo dimenticando, ho preso anche questa.
e ora vi spiego. Questa, vabbè, è una pallina per l'albero di Natale a forma di hot dog e l'ho presa, cioè, per disperazione, nel senso che io ero andata lì per comprare principalmente le palline dell'albero di Natale a forma di trancio di pizza, raga, perché io le ho viste sul catalogo e le dovevo avere, cioè, per forza. Sono arrivata e non c'erano. E non c'erano neanche quelle a forma di hamburger, dannazione, non c'era nulla di carino, insomma, erano rimaste quelle un po' più bruttine e l'unica vagamente decente era questa a hot dog, quindi ho detto vabbè, una la compro. Vabbè, comunque, ora direi apriamo il calendario dell'avvento di Revolution, così magari una piccola gioia la riceveremo oggi. Mi auguro, non ne sono così sicura. Andiamo. Allora, calendario dell'avvento, oggi quante ne abbiamo? 4. Quindi cerchiamo la casellina numero 4, eccola qua, l'ho già trovata. È rotonda, quindi mi auguro che sia qualcosa di carino, quindi niente rossetti e niente matite, è già qualcosa. Apriamola. Cos'è sta roba? Ma che è sta roba? Ho trovato questa cosa dal colorino indecifrabile. Leggiamo che cos'è. Ah, ok, è una mini cipria, ma dal colore direi che non fa per me, perché è molto, molto giallina, raga, molto giallina. Io solitamente utilizzo quella super bianca di Essence. Questa non penso faccia al caso mio. Bah, non lo so, questo è il colore. Però, ma in realtà forse non è neanche così male. Devo provarla, raga, però non mi convince del tutto. A questo punto, raga, io direi mi metto a montare una delle due scatole. Ho anche già tutte e due le scatole di Tiger, così vedo in quale ci stanno poi i regalini che ho preso a mia nipote. E anzi, ve li faccio anche vedere. Andiamo a montare la scatolina. Spero sia abbastanza intuibile, perché io non è che sono una persona molto sveglia per queste cose. Partiamo da questa. L'ho già rotta, raga, non ci credo. L'ho già rotta, io non ho parole, veramente, non ho parole per me stessa. Voilà, raga, più facile del previsto, cioè se ce l'ho fatta io, ce l'ha fatta anche voi tranquillamente. Che carina, peccato che io l'abbia rotta un po' qua, vabbè, ma non si vede, dai, su, montiamo anche l'altra. Qui, raga, devo dire che sono super carine tutte e due, quindi adesso devo capire quale voglio utilizzare delle due. Forse questa, perché è un po' più grande. Comunque adesso prendo il regalo che ho fatto alla mia nipotina e vediamo dove ci sta. Ma dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Eccolo qui. E prima che voi diciate oh mio Dio, c'è mai preso un regalo a una bambina di 3 anni da Lush, che tristezza, lasciate che io vi spieghi. Dovete sapere che la mia nipotina di 3 anni qualche giorno fa mi ha videochiamata per dirmi che io dovevo assolutamente regalarle per Natale delle bombe da bagno. Raga, me l'ha chiesto lei esplicitamente, quindi posso io mica deluderla? Assolutamente no. Se lei vuole che io le regali delle bombe da bagno, io esigo, vado, compro, faccio in pacchetto. Quindi io, da brava zia quale sono andata da Lush e le ho comprato un po' di bombe. Non posso farvele vedere aperte perché sono tutte chiuse e le lascerò chiuse. Quindi ho preso la Snow Fairy Bath Bomb. Questa è la Think Pink. Poi abbiamo la Intergalactic. E infine le ho preso la Rudolph Bath Bomb, perché appunto era molto natalizia e in più era proprio a forma di rennina e secondo me poteva essere molto carina per una bambina. Ora che ci penso, onestamente forse ci stava anche nell'altra scatola, anzi la occupa meglio, quindi faccio un change. Abbiate pazienza. Forse dovrò metterci un po' di scotch perché non sta molto chiusa. Vabbè, insomma, poi vedrò come fare, raga. Direi che il vlogmas di oggi può concludersi qui, perché non penso che farò molto altro nella giornata di oggi, onestamente. Quindi, giunti a questo punto del video, io vi chiedo innanzitutto di mettere un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Poi scegliamo un hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti e l'hashtag della fine potrebbe essere, visto che sono così delusa, facciamo questo hashtag Tiger No. Scriviamo questo hashtag Tiger No, per favore, scrivete nei commenti. Io vi ricordo che in descrizione vi lascio il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi offrire un caffè virtuale su Ko-fi e il link delle lenti a contatto con il codice sconto. Io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!